Modifica delle tariffe, rimodulazione del budget e omogeneità nei rapporti con le aziende sanitarie provinciali. Sono questi i temi principali che sono stati affrontati nell'incontro organizzato dall'assessore regionale alla salute Giovanna Volo, con i rappresentanti sindacali dei laboratori di analisi. Dopo un ampio e a mio parere proficuo confronto, dice la Volo, abbiamo definito i contorni delle criticità più urgenti. Il mio auspicio è che ci sia la volontà di tutti a continuare a lavorare assieme per trovare soluzioni utili e sostenibili. Da parte nostra c'è la massima disponibilità nei limiti di quando ci consente la legge e di quando è sostenibile sul piano economico-finanziario a utilizzare tutti gli strumenti in nostro possesso per venire incontro alle richieste del settore. Per questo abbiamo ribadito l'intenzione di rendere questo confronto costante attraverso la costituzione di un tavolo tecnico permanente, in cui pubblico e privato possano dialogare concretamente. Per quanto dipende direttamente da norme nazionali, considerando che la Sicilia è una regione ancora in piano di rientro, avvieremo al più presto una interlocuzione con Roma. Mi auguro, conclude l'assessore, che la nostra volontà di collaborare venga ascoltata. E condivisa dalle organizzazioni sindacali, evitando così che l'annunciata interruzione dei servizi possa ricadere sui cittadini e colpire soprattutto le fasce più deboli.